Niente affatto. Preferirei una donna nuova. Ecco la sola cosa in cui vi capisco e sono della vostra stessa opinione, gli ho detto. Il cambiamento ha qualcosa di meglio. Il primo bacio, i primi toccamenti. In questo genere di cose, oso dirvelo molto francamente, se non fossi un cerotto e fossi più giovane, cambierei in continuazione. Ho visto la sua espressione mutare. Mai si sarebbe aspettato tanta franchezza, poiché pretendeva di piacere soltanto lui e che solo le sue carezze valessero qualcosa. Forse era la verità. Non parlava mai degli altri maschi, considerandoli noiosi. Mai sarebbe riuscito a concepire l'esistenza di un'altra virilità. Era restato certamente sbalordito di sentirmi parlare in quel modo. Ho visto in effetti il suo viso cambiare espressione. Mi ha detto: sì, ma bisogna sapere con chi si ha a che fare. Potreste incappare in un cafone invece che in un principe fascinoso. È quello che succede a voi, ho ribattuto. Non subite spesso le più amare disillusioni? Eppure sostenete il cambiamento, perché quello che desiderate è l'attenzione che la cosa nuova vi procura. Mi sono resa conto che era restato ancora più male e gli ho augurato la buonanotte.